da grande voglio fare lo youtuber. Ora voglio fare lo youtuber e basta. C'era il da grande, c'era il da grande. Da grande voglio fare lo youtuber perché adesso non è tempo. E nel farlo mi preparo con dei video. Il video di oggi lo voglio dedicare a un tema che lo chiameremo così: trovare una soluzione o tenere contenti. Qual è la differenza tra trovare una soluzione o tenere contenti? Ma non è semplice capire la differenza tra questi due concetti. Però provo a farvi un esempio. Prima, mentre stiamo tornando a casa, ho cercato la strada per il ritorno su Waze, mi pare si chiami l'applicazione. E su Waze mi diceva: ehi, guarda che se non puoi guidare, cioè se stai guidando non puoi digitare sul telefono. La stessa cosa, lo stesso tipo di funzione più o meno ce l'ha l'iPhone. Quando stai guidando ti dice: non puoi digitare sul telefono, stai guidando, e te lo ricorda. Ma io ora mi chiedo, affidandosi all'intelligenza umana e non al senso delle regole, se una persona ha già preso il telefono in mano, lo sta sbloccando, il senso di un blocco che ti dice non puoi usare il telefono e questo blocco è superabile con un ennesimo tap o un ennesimo click, qual è il senso? Vi lascio 3 secondi per pensarci. Non c'è. Ecco qual è il senso. Non c'è un senso a questa cosa. Perché scusa, cosa mi limiti di utilizzare il cellulare in macchina? Comprendo quali siano i motivi e le questioni di sicurezza mentre si guida. Però mi limiti da usare il cellulare in macchina e poi subito dopo... Scusate, sta suonando l'altro telefono. E poi subito dopo praticamente cosa succede? Che posso schiacciare qualsiasi tasto e continuare quello che stavo facendo. Quindi è un po' una presa per il culo. Ecco la differenza dal trovare una soluzione o metterci la toppa, tenere contento qualcun altro. Perché viene introdotta questa funzione? Viene introdotta questa funzione perché ci sono stati un sacco di incidenti alla guida per distrazione. Quindi davanti alla morte delle persone, quindi stiamo parlando non di disturbi e di soddisfazione della clientela, stiamo parlando di morte. Persone che per colpa del cellulare sono morte o hanno ammazzato altre persone. Quindi anche quelle persone che magari voi vi ritrovate accanto, cioè, ma quello è stato sempre uno tranquillissimo, uno che veramente, guarda, non dà fastidio a nessuno, ma se prende il cellulare e ammazza qualcuno, lo ha ammazzato, ok? Non ci sono mezze parole, si muore distraendosi alla guida. E allora davanti alla morte di queste persone qualcuno ha detto: ragazzi, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo vedere questi cellulari di trovare una sistemazione, cosa facciamo? Li vietiamo? E dall'altra parte uno dice: ma sei scemo, vietare il cellulare in macchina, perché in fondo ci potrebbero essere delle soluzioni. Basterebbe schermare la macchina o mettere una funzione che quando il cellulare sente di essere in movimento all'interno di una macchina va automaticamente in stand by. E non c'è un qualcosa da dire: leva lo stand by, no, ci va, punto e basta, devi fermarti per continuare ad utilizzarlo. Perché in fondo pensiamoci bene, un telefono mentre sei in macchina, qual è la più grande urgenza che potresti trovare? E non risolvere fermandoti un minuto e chiamando il 118, 112 o chi vuoi. Qual è la grande urgenza che si può mettere di fronte al pericolo di morte? Volete che ve lo spieghi io qual è la più grande urgenza? Nessuna. Però se si mette una funzione simile al cellulare ne si limita tantissimo l'utilizzo. E quindi sarebbe meglio trovare una soluzione fissa e sicura, cioè prendere e dire: il telefono non lo utilizzi quando sei alla guida, punto, te lo mandi in stand by e non ci sono scuse. Oppure prendersi un po' per il culo tra sé per sé e dire: ma mettiamo un bel blocco sullo schermo che ti dice: ehi, non utilizzare il cellulare mentre guidi, ma clicca qui sotto per continuare a farlo. Ecco ragazzi, è questa la cosa a cui veramente vi invito a riflettere. E quando pensate di avere dei grandi problemi, stile, non lo so, quei problemi che ultimamente affliggono gli italiani, problemi di tutti i tipi, che poi per la maggior parte delle volte sono problemi altrui, noi ce ne facciamo carico perché ormai sbandierare l'odio è diventato un vero e proprio sport, ma di fatto problemi personali non ce ne sono tanti. Quando credete di avere un grosso problema, calcolate che le aziende che producono i cellulari, tecnicamente, di fronte al guadagno, di fronte al fare più vendite possibile, e per fare più vendite bisogna farvelo usare il più possibile, altrimenti non si consuma, altrimenti non ne avrete la voglia di prenderlo, altrimenti non ne vedrete il senso. Pensate se mentre guidate, ogni volta che prendete la macchina, non potete prendere il cellulare, lo utilizzereste allo stesso modo?
O magari impareresti a dire alle persone: ehi, guarda, sto per mettermi in macchina, quindi mettiamoci d'accordo ora, senza che ci mandiamo 10 messaggi nel durante o ci facciamo 15 chiamate. Ecco, quella è la cosa. Quindi davanti a questo tipo di studio, davanti a questo tipo di comportamento, vietare completamente l'utilizzo del cellulare in macchina sarebbe in un certo senso un calarne le vendite. E invece mettere un avviso che si può bypassare sarebbe un po' un prendersi per il culo da soli, ma siamo tutti contenti. Così almeno se succede un incidente, il produttore dice: io l'avviso gliel'ho messo. E l'assicurazione dice: se stavo usando il cellulare non posso prendermela con nessuno perché l'avviso di non usarlo ce l'aveva. E il coglione che ne paga le conseguenze è esattamente quello che fa l'incidente e che magari ci perde la vita o la fa perdere agli altri. Che figata, ragazzi, eh? Davanti al guadagno, quello vero, quello serio, non quello da puttanate, diciamo così. Davanti al guadagno serio, la vita vale questo: un avviso che esce e che può levare con un tappo.